Bonjour mia family. Oggi vi do il buongiorno già da qua perché ero in super ritardo, ma credo che Goran ci sia abituato. Sto andando appunto da Goran, dal mio parrucchiere di fiducia, per questo che ho questa coda oscena, perché tanto i capelli me li sistemano loro. E oggi è una bellissima giornata, guardate che meraviglia, stupenda veramente. E sono super super emozionata perché faremo un cambio look estremo oggi, quindi taglierò tantissimissimo i capelli e li farò rosa, quindi sono super emozionata di vedere come sarà il risultato. E basta, sono elettrizzata, sono troppo contenta perché ci ho messo un sacco a decidermi e adesso finalmente l'ho fatto e non vedo l'ora di vedere il risultato. E tra l'altro dopo un mese e passa farò anche il semi permanente alle mani. Evviva, finalmente, non vedevo l'ora. Eccoci. E allora abbiamo fatto intanto i colpi di sole, per questo sembro tipo l'alieno davanti un altro, ma c'è ancora l'alieno davanti un altro, non lo vedo da un po'. Comunque so che è ricominciato davanti un altro, ragazzi, sono troppo troppo contenta perché io adoro quel programma. Comunque abbiamo fatto, io mi perdo sempre nel mio discorso, comunque, abbiamo fatto nel frattempo i colpi di sole, come al solito super freddi, super chiari, ancora più chiari del solito, in modo da fare da base al colore rosa che voglio... Che in realtà non vi ho fatto vedere la foto del colore che voglio fare, ve l'ho fatta vedere su Instagram ma non ve l'ho fatta vedere qui, ed è questo. Questa è una foto, non so nemmeno di chi, che ho trovato su Instagram, ma non ho più il nickname, ma secondo me il colore è spettacolare, quindi voglio proprio un rosa così che sia pastello. Vabbè, il suo in questa foto se ne sta già un po' andando, però appunto voglio una cosa così. E anche il taglio che voglio fare, vi faccio vedere, è quello che avevo qualche anno fa e che mi piace tanto, che alla fine non è neanche tanto diverso da quello che è lei qui, però lo voglio un pelino più lungo. E quindi abbiamo fatto appunto i colpi di sole intanto e poi passeremo tutto il resto. Nel frattempo ho ordinato anche un toast e io amo il fatto che qui mi portino, mi coccolino così. Mi hanno portato intanto il succo alla pesca e adesso sto aspettando appunto il toast, perché in realtà non sono riuscita a mangiare nulla questa mattina, sono venuta qua direttamente. Però vi devo confessare che mi sono dimenticata di spruzzare lo spray fissante, ragazze, e sono terrorizzata che il trucco non mi duri. Quindi speriamo bene, incrociamo le dita, perché abbiamo iniziato qua alle 10:30 e penso finirò 15, non lo so, adesso chiediamo. Comunque aspettiamo che il colore faccia effetto e poi ovviamente sciacquiamo, eccetera eccetera. Non vedo l'ora di vedere il risultato finale. Mamma mia, sono tutta emozionata. Grandi, è arrivato il mio toast, ragazzi, quindi finalmente farò colazione barra pranzo, una specie di brunch. Vediamo un po', e sono ancora versione alieno davanti un altro per adesso. Ta-ta-da! Gnam, ragazzi, che bontà, un super profumino, ed è in realtà un toast semplice, prosciutto e formaggio. Sembra super super filoso. E abbiamo fatto il colore, ragazzi, ancora non si vede, comunque adesso sciacquiamo. E nel frattempo sto facendo anche il semi permanente, veramente 100 cose in una, ma sono troppo contenta. Guardate questa mano che è fatta finalmente. Tra un poco puoi sciacquare un poco più su, la base invece la siamo mettendo. Ok, abbiamo fatto ristrutturante, shampoo e maschera. Questo è il colore, ma fino a quando è asciutto non posso vedere esattamente qua. Sono super curiosa e adesso sto aspettando Goran per il taglio, quindi tutte queste punte se ne andranno, bye bye, bye bye. Vabbè che mi ricrescono super veloce in realtà, quindi, però sono contenta di fare un piccolo cambio look. Sì. Eccoci, ragazzi, con il risultato finale. Mamma mia, devo troppo abituarmi sia al colore che al taglio. Comunque li ho fatti, come vi dicevo, un po' più lunghi qua davanti,
e appunto dietro sono un po' più corti, quindi sono tipo sfilati davanti, boh, non so i termini giusti. Comunque il colore è meraviglioso, anche se forse con queste luci non si vede benissimo. Secondo me fuori all'esterno si vede molto meglio, perché sono andata a farmi qualche foto davanti alla finestra di là e con le luci naturali secondo me si vede molto meglio. Forse così riuscire, ecco, forse così si vede meglio. Comunque sono super super felice, in realtà è un colore che se ne va con qualche shampoo, ma poi posso sempre tornare a farlo. E sotto c'è il mio biondo, quello che conosciamo, insomma, ho fatto sempre i soliti colpi di sole chiarissimi, quindi tantissime mesh, super sottili, super chiare e freddissime come tonalità. Questo è quello che faccio di solito. Comunque sono, mamma mia, troppo troppo felice davvero. Che cosa ne dite di questo cambio look? Scrivetemi, perché sono super super curiosa di sapere le vostre opinioni. Ogni tanto ci sta a cambiare un po', e poi i capelli mi crescono velocissimo, quindi tempo record saranno di nuovo lunghi come prima o di più. Comunque spero vi piaccia. Adesso devo davvero scappare perché ho un appuntamento importante e vado a casa mia, nel mio appartamento di mia proprietà, dove tornerò a vivere a brevissimo, perché mi tornano finalmente le chiavi. Yes. Mamma mia, sono troppo felice, cioè non posso, cioè sono troppo troppo felice. Io voglio farlo sempre questo rosa, appena se ne va io torno e lo rifaccio. Goran, ti avviso, tra un po' mi rivedi, tra qualche shampoo mi rivedi. Comunque adesso devo in realtà correre, perché in realtà l'appuntamento sono le 3:05. In realtà avrei fatto in tempo perfettamente ad andare, perché avevo l'appuntamento alle 3:30. Però mi hanno chiesto se riuscivo alle 3, cosa che probabilmente non riuscirò a fare. E tra l'altro, ragazzi, notare che io vado dal parrucchiere, c'è il sole, esco. Questa è la situation. Il diluvio universale. Ah, vabbè. Meno male che mi hanno messo l'antiumido. Comunque, in realtà, appunto, devo andare nel mio appartamento a prelevare le chiavi. E non solo, però, anche a parlare del fatto che devo assolutamente prendere un ombrello nel frattempo. E il fatto è che il ragazzo che ha abitato nel mio appartamento per un anno e mezzo mi ha fatto qualche danno, niente di che, però devo anche parlare del fatto della caparra che mi ha lasciato, che probabilmente non gli ritornerò, perché devo rifare praticamente tutto il parquet in soggiorno, che è open space con la cucina, e in più devo riverniciare tutte le pareti della casa. Quindi adesso devo andare a parlare. E appunto, ripeto, dovevo essere perfettamente in orario, ma mi hanno chiesto se ce la facevo mezz'ora prima, quindi vediamo, dai. Sono 5 minuti in ritardo, non posso fare a meno di guardarmi questo colore stupendo in realtà in videocamera, vabbè. Ok, erano qui il ragazzo che mi aveva affittuato, erano qui il ragazzo che mi aveva affittato l'appartamento, l'interprete, perché lui è tedesco e lavora negli Stati Uniti, è qui per un progetto, quindi in realtà lui non parla l'italiano, quindi c'era l'agenzia che ha mandato un interprete per lui, e tra l'altro la ragazza interprete è olandese, quindi ci capivamo, e poi c'era anche il signore dell'agenzia immobiliare con cui sono rivolta io per dare l'appartamento in affitto. Li ho appena salutati, sono andati via, io sono rimasta qui a casuccia mia perché volevo farvela vedere di nuovo e tra poco torno ad abitarci. Allora, dovrò ritinteggiare le pareti assolutamente, come vi dicevo, devo pulire le tende che sono, non so come, ma sono diventate grigie, e anche quelle, vabbè, questo è il salone, ma casa mia la conoscete bene se mi seguite da un po', perché ho vissuto qui fino ad ottobre 2017. Questo è il mio studio, in realtà lui ha voluto che trasformarlo nella camera degli ospiti, però in realtà questo è il mio studio, quindi questo letto se ne va. Anche queste tende sono inspiegabilmente grigie, devo assolutamente pulirle. E, sì, no, il bagno è perfetto, in realtà questo è il bagno con la vasca, niente da dire. E poi anche qui ho controllato tutti gli armadi, vi ricordate, questi li ho fatti fare io, anche le scarpiere, ciao, anche le scarpiere sono a posto, nessun danno. E questa invece è la camera mia, appunto le tende sono un disastro, comunque per il resto la mia cabina armadio, che è altissimissimissima, e anche quest'altro bagno è a posto, in realtà
Io ragazzi non vedo l'ora di trasferirmi nuovamente a casa, però devo risistemare la macchia sul parquet di là, che adesso vi faccio vedere, perché purtroppo mi ha fatto sta roba. Vabbè, ovviamente non l'ha fatto apposta, però gliela devo trattenere dalla caparra. Ed è questa macchia qua, la vedete? Non so se riuscite a vederla bene, penso si veda adesso, che è praticamente la base della sedia, perché è stata lasciata qui nell'acqua probabilmente, anzi mi ha detto che era l'acqua che ha fatto questa cosa. Ma comunque purtroppo il mio parquet è in rovere massiccio, mi è costato tanto e quindi voglio rimetterlo a posto, insomma, perché era nuovo quando lui è entrato qui. Ho ristrutturato casa completamente, quindi era nuovissima. E niente, adesso correrò a casa, che sono le 4:20 e devo ancora mettermi al montaggio del vlog, no del vlog, del video che ho filmato ieri, che non è un vlog, è un video di make up, e quindi non farò in tempo a caricarlo alle 17:30, ma almeno faccio in tempo a caricarlo oggi, quindi vado a casa e mi metto al montaggio. Casa, dolce casa, in realtà questa casa ancora per poco. E tra l'altro su Instagram, ragazzi, io devo farla questa premessa, mi hanno detto di tutto, sta succedendo il putiferio. Solito per le foto che metto con il mio fidanzato, perché non lo faccio vedere e capisco che possa dar fastidio, aspettate un po'. Ho sentito di tutto, che non è vero che sto per traslocare, guardate, quelli sono solo alcuni degli scatoloni che ho, e vi faccio vedere il resto degli scatoloni che ho pronti, cioè pronti da riempire, che sono là, ok? Tutta quella bella fila di scatoloni pronti da riempire, ok? Quindi sì, sto veramente per traslocare. Finalmente avete visto la mia casina vuota, non vedo l'ora di tornare a casetta mia. E tra l'altro, vabbè, ho letto di tutto, che sono tornata con Tomas. No ragazzi, non sono tornata con Tomas, mi dispiace. Comunque, questo è il ciambellone che abbiamo vinto. E alle macchinette, al cinema. E basta, che cos'altro vi devo dire? Adesso mi devo mettere veramente al montaggio, ma mentre mi metto al montaggio, piccola merendina con un bicchiere di latte di mandorla, gatto Denver immancabile. Ciao amore mio. E tadan, che cosa ho preso? Ho preso una pastina buonissima, ragazzi, adesso vi faccio vedere se riesco, non penso che con una mano ce la farò, ma è la mia, il mio dolcetto preferito questo. Tadan! E la torta triplo cioccolato, cioccolato bianco, cioccolato al latte e cioccolato fondente della fine del mondo, è buonissima. E vado a prelevare il computer. Tra l'altro vi ho fatto vedere la fotina del mio nuovo look su Instagram, vi sta piacendo tantissimissimo, quindi vi ringrazio davvero, 226 commenti e un sacco di complimenti, quindi grazie, perché vi sta piacendo tanto e ne sono contenta, perché io mi fido sempre tantissimo in realtà della vostra opinione, e specialmente, oh mio Dio, perché sono così buia, ok, specialmente sui cambio look eccetera. Mi fido tantissimo di voi, quindi, anzi, devo andare ad incipriare il viso che sta diventando lucido e spruzzare finalmente Fix Plus, che ho dimenticato questa mattina, e poi mi metto finalmente al montaggio, ragazzi, perché ormai veramente è tardissimo, quindi alle 17:30 sicuramente non sarà online il video. Bene, il video è pronto, lo sto caricando su YouTube e adesso, in realtà, tra un po' mi viene... spento la luce sbagliata, in realtà tra un po' mi viene a prendere il mio ragazzo e poi passeremo la serata insieme, perché lui finisce di lavorare tra poco. Sono passata anche in rosticceria prima ed ho preso qualcosina da mangiare, così non dobbiamo cucinare, visto che io non sono capace e lui è stanco perché ha lavorato tutto il giorno, e basta. E questo è quanto, ci vediamo tra un po'. Non so se la riconoscete, ragazzi, cioè, mi sento un po' osservata. Gatta Beta e gatto Max là dietro, non so se riesco a metterli a fuoco. Sì. Immobile, voglia zero. Dovete sapere, lei è un po' come Audrey, non si muove troppo perché altrimenti butta giù troppe calorie, quindi proprio il minimo indispensabile lei, eh? Comunque ragazzi, questo è quanto per la giornata di oggi, mi sa, devo ancora abituarmi a vedermi con questi capelli, che in realtà in questa luce sembrano quasi tipo biondo...
Sì, un biondo un po' più giallo di quello che ho io di solito, un po' più caldo, ma è stranissimo perché sotto alcune luci sembrano proprio rosa rosa, sotto altre luci sembrano più rossastri e sotto altre luci sembrano tipo come qua biondi. Boh, comunque sono veramente curiosa di sentire i vostri pareri, di leggere, perché su Instagram mi avete fatto un sacco di complimenti, vi ringrazio, ma voglio leggere anche i commenti su YouTube. Quindi questo è quanto per oggi, mi sa. Da me, gatto Max che si sta stiracchiando molto tranquillamente, gatta Beta che sta qua sotto. Aiuto! Ciao gatta Beta! Ciao! Ciao gatta Beta! Vi auguriamo la buonanotte. Io adesso andrò a... Qualcuno non vuole stare nell'inquadratura, si sposta. E adesso mi metterò, penso adesso, forse domani mattina presto, a montare, cioè mattina presto, che per me lo sapete, sono le due, mi metterò al montaggio di questo video, così almeno domani spero di essere puntuale, perché oggi non sono riuscita assolutamente ad essere puntuale con il video. Ma a parte questo, però Instagram è tutto il giorno che mi dà problemi, non riesco a caricare le stories. E io volevo caricare un'altra foto adesso, uno scatto che ho fatto da Goran, e non me lo carico, quindi boh, lo caricherò domani, ma sono l'unica ad aver avuto problemi tutto il giorno con la connessione su Instagram. Fatemi sapere. Comunque, so quanto. Ma io vi mando un bacio grandissimo. Noi ci vediamo domani. Sì, perché voi vedrete questo video giovedì. Quindi noi ci vediamo domani, che è venerdì, per l'ultimo video della settimana. Bacio grandissimo. A domani. Ciao. Ciao, ciao.